Ciao a tutti, benvenuti al mio canale. Oggi vi volevo parlare delle 5 stranezze tedesche. Dopo che ho fatto un video nel quale io vi ho parlato delle stranezze italiane, che comunque è il mio video più guardato su YouTube, volevo adesso parlare finalmente delle stranezze tedesche. E a chi è piaciuto questo video potete iscrivervi al mio canale oppure seguirmi anche su Instagram. La prima stranezza tedesca è che noi tedeschi mangiamo per la colazione i panini salati con il formaggio e le affettate, e a Monaco di Baviera si trova anche il Weißwurstfrühstück, che è praticamente una colazione fatta con le salsicce bianche tipiche di Monaco di Baviera, e alcuni bevono pure la birra per mangiare questa colazione. E per gli italiani è una cosa stranissima, siccome qui si mangiano i cornetti all'ora del brioche a Milano, e quindi per gli italiani è una cosa stranissima da vedere. La seconda stranezza tedesca è che in Germania nessuno passa mai il semaforo rosso, e vi parlo del fatto che quando tu sei a piedi, magari in città, e c'è un semaforo rosso e vedi che non c'è nessuna macchina, e nessuno passerebbe mai questa strada, e loro stanno sempre lì aspettando che arriva il verde, che ovviamente è molto molto corretto, ma molto strano da vedere, perché alcune volte vedi le persone lì per strada aspettare e tu vedi assolutamente non passerà mai nessuna macchina lì, e loro aspettano lo stesso siccome è rosso. La terza stranezza tedesca è che al ristorante può capitare che la gente condivide il proprio tavolo con degli sconosciuti, ed è una cosa che a me proprio non mi piace, però è molto tipica. Ad esempio, anche quando io faccio alcune volte la colazione con mia mamma ad un bar, ci sono poi degli sconosciuti, siccome non c'è più un tavolo per loro, loro chiedono: possiamo metterci qui con voi? E mia mamma sempre dice: sì sì, certo, non preoccupatevi. E io sto sempre lì guardando un po' così e dico: ma perché si siedono con noi a tavola? Perché è una cosa molto 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 brutta per me, perché quando si è a tavola magari si vuole anche parlare delle cose intime e non si vuole proprio avere qualcuno di sconosciuto accanto a te. La quarta stranezza tedesca è che di domenica è tutto chiuso. Allora, chi vuole fare una passeggiata in un centro di una città anche grande tedesca e vuole fare magari il shopping, non troverà nessun singolo negozio aperto. Praticamente per noi tedeschi la domenica è sacra, e nessuno vorrebbe mai lavorare di domenica, perché è il giorno nel quale tu stacchi finalmente del lavoro, dei giornati impegnativi, e cerchi di stare con la tua famiglia magari o fare una passeggiata tranquilla. Ovviamente i bar e i ristoranti sono spesso aperti, però i negozi sono tutti chiusi. E anche una cosa molto molto famosa tedesca da fare di domenica pomeriggio è prendersi il cosiddetto Kaffee und Kuchen con la famiglia o con i vicini, che sarebbe una tavola noi lo facciamo alle 3 o alle 4 del pomeriggio, dove noi mangiamo una bella fetta di torta e beviamo il caffè insieme o con i nostri amici o con la nostra famiglia. E quindi cerchiamo proprio di domenica di fare un po' di stacco dalla realtà del lavoro. Poi la quinta stranezza tedesca è la raccolta delle bottiglie. Praticamente, se tu sei già stato in Germania, avrai visto, secondo me, sicuramente qualcuno con tantissime bottiglie in mano, le macchine piene di bottiglie di plastica, o la gente senza tetti che sono alla ricerca delle bottiglie di plastica, che per un italiano può sembrare stranissimo. Tutto questo è causato al deposito del vuoto, penso che si chiama. Praticamente, quando tu compri una bottiglia di plastica, ad esempio una bottiglia di acqua, e costerebbe, diciamo, 40 centesimi, non paghi 40 centesimi, però paghi 65 centesimi, e alla fine, quando hai finito la bottiglia, la riporti al negozio e ti danno i 25 centesimi indietro. E quindi ci sono tantissime persone che hanno tutta la casa piena di bottiglie di plastica. Vabbè, non tutta la casa, però ci danno proprio questa raccolta delle bottiglie di plastica, che può sembrare una cosa stranissima per gli italiani. E ogni volta quando io torno in Germania mi dimentico di non buttare le bottiglie, perché valgono 25 centesimi, perché in Italia non esiste questo deposito del vuoto. Io spero che si chiama così, però penso che era questa la parola. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale
e di lasciarmi un like se a voi è piaciuto questo video. Grazie mille per averlo guardato e alla prossima, ciao!